Se la vitamina A non è assunta in quantità sufficienti, possono sorgere disturbi visivi. Questa carenza vitaminica è aggravata dal fumo e dalla caffeina. È necessario pertanto assumere alimenti ricchi di provitamina A, beta-carotene, di vitamina C e vitamina E. Il beta-carotene e la vitamina C sono contenuti nella frutta, come agrumi, kiwi, albicocche e nella verdura, come pomodori, prezzemolo, cerfoglio, spinaci e crescione. La vitamina E si trova soprattutto nei germogli di cereali. In caso di disturbi dell'acutezza visiva e/o della visione notturna, la fitoterapia consiglia il consumo di mirtilli. Meglio consumati interi perché il succo crea alti picchi glicemici. Per prevenire la cataratta è utile la vitamina B2, che si trova nel lievito, nel fegato, nei germogli di grano, nel pesce, nella frutta secca e nel tuorlo d'uovo. Molto utile anche il selenio, che si trova nei germogli di grano, nei cereali integrali, nelle cipolle, nel lievito e nell'ananas. In caso di secchezza oculare, si consiglia di assumere la vitamina F, che si trova in olio vegetale di germogli di grano, girasole e arachide, a condizione che siano di prima spremitura a freddo. Arachidi, noci, mandorle e avocado. Olio di enagra e di borragine. L'insufficienza di acido alfa-linoleico può avere gravi conseguenze per la retina. L'acido alfa-linoleico si trova negli oli di noce, di soia e di colza. È consigliato il consumo di cavoli e carote crudi.